Allora, abbiamo perso sensi, senza sensi non si parte. Effettivamente mi ha mandato un messaggino, mi raccomando dimmi quando ci sei. E io ho risposto, adesso. Sta arrivando? Allora, buongiorno e buonasera a tutti, scusate il ritardo, è stata una giornata che ancora non è finita, ma ricca di momenti molto molto importanti e molto positivi. Sono davvero soddisfatto del lavoro di queste ore. Consiglio dei Ministri è una giornata che naturalmente è segnata dall'approvazione da parte della Commissione Affari Costituzionali del Senato di una riforma straordinariamente importante, che è la riforma del titolo quinto, che è la riforma del Senato, che è l'abolizione del CNEL, la riorganizzazione dello Stato. Siamo davvero in un momento straordinariamente importante per la vita del nostro Paese e credo che non sia possibile non vedere come il processo di riforme strutturali che abbiamo iniziato a percorrere sta producendo tappe con un ritmo che dopo tanti anni di ritardi è veramente un ritmo giusto. Non penso che stiamo facendo le corse, stiamo approvando gli atti nei tempi regolari e che dopo essersi abituati a una politica che andava a rallenti, ora che la velocità è quella normale, i primi ad essere stupiti siamo noi. Non è sufficiente però il quadro di delle riforme costituzionali, su cui peraltro il mio ringraziamento va al Ministro per le riforme, Ministro Boschi, alla Presidente Finocchiaro, al Correlatore Calderoli, ma anche per la straordinaria tenacia che ha dimostrato arrivando persino ingessato a darci una mano, a dare una mano al percorso di riforme, alle forze politiche, quelle che sostengono la maggioranza e quelle che non sostengono la maggioranza, come Forza Italia, che pure hanno condiviso questo progetto di riforma, e mi piacerebbe tanto, lasciatemelo dire, discutere nel merito delle questioni, perché quando sento dire che qui stiamo andando verso una involuzione autoritaria, un sorriso si stampa sul volto, tanta è la assurdità di questa accusa, ma avremo modo nei prossimi giorni, in particolar modo quando andremo sulla legge elettorale e quando dimostreremo che la legge elettorale di cui si sta discutendo è quella che dà il minor numero di seggi tra tutte quelle di cui si è discusso, stante per esempio i risultati delle ultime elezioni. Ma no, non voglio mettere troppa carne al fuoco, mi limito a dire che il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sul terzo settore, mantenendo quindi l'impegno sulla riforma del terzo settore. Domani il Ministro Poletti lo illustrerà nei dettagli. Servizio civile universale, 5 per 1000 stabilizzato per legge, obblighi di trasparenza per le associazioni che hanno il 5 per 1000, riforma del codice civile, grande momento svolta per questo settore, era un impegno che avevo preso il 12 aprile a Lucca, agli Stati Generali del Volontariato, il 12 maggio in Consiglio dei Ministri le linee guida che abbiamo presentato alla vostra attenzione, grande discussione tra gli operatori e oggi il testo che viene approvato dal Consiglio dei Ministri. Il Ministro Poletti, vi ripeto, domani sarà a vostra disposizione con tutti coloro i quali ne hanno seguito questa vicenda. Tra l'altro arriva in contemporanea sostanzialmente all'approvazione in Parlamento, verrà tra una quindicina di giorni, della legge sulla cooperazione internazionale che è attesa da 27 anni. Secondo punto, che mi sembra molto molto serio, importante e significativo, che abbiamo visto quest'oggi, abbiamo riesaminato in modo tale da poterlo licenziare dopo tutta una serie di discussioni che c'erano state, vi ricordate? Anche qualche giornale aveva parlato di testi fantasma, il testo sulla pubblica amministrazione, il disegno di legge, perché come sapete il decreto ha già iniziato il suo cammino, il suo iter procedimentale
in Parlamento e vedrete domani Marianna Madia ne parlerà con voi o con nelle forme che riterrete più opportune. Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e per le imprese, che cosa accade? Accadrà che alla fine del percorso di riforma, quindi alla fine del progetto dei 1000 giorni, il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione è rovesciato. Io oggi vado a fare la coda in un ufficio, perdo 70 minuti per fare la carta d'identità o magari una settimana per fare la carta d'identità digitale. Alla fine di questo percorso, scandito nei tempi dal disegno di legge delega, la pubblica amministrazione avrà il dovere di mettere online tutti i tipi di certificati che attraverso le applicazioni offrire ai cittadini la possibilità di scaricare il certificato o se no di inviarlo a casa entro 48 ore. È un meccanismo di rivoluzione copernicana. La pubblica amministrazione che va a casa del cittadino e non viceversa. Silenzio assenso negli atti di competenza di diverse amministrazioni, si supera il concetto, conferenza dei servizi, segnalazione di inizio attività, ce ne sono diverse questioni, la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, la dirigenza pubblica, la procedura e i criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione, il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, le partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, i servizi pubblici locali. Tutti i disegni di legge delega che finalmente prendono il via. Vi segnalo perché sia importante alla vostra attenzione anche che oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato le proposte del Ministro Madia sull'agenzia digitale. Il Presidente del Consiglio collaborerà con un team di persone, il consigliere per l'innovazione a Palazzo Chigi sarà Paolo Barberis, uno dei ragazzi che aveva fondato Dada qualche anno fa, e poi una serie di persone lavoreranno insieme a noi, Stefano Quintarelli sarà il presidente del comitato di indirizzo, dando quindi insieme ad altri amici cui nomi verranno resi pubblici nei prossimi giorni sulle linee strategiche di indirizzo dell'innovazione nella pubblica amministrazione e questo tra l'altro accadrà sostanzialmente in nell'arco dei prossimi giorni perché c'è da nominare il Digital Champion, tutta una serie di figure della pubblica amministrazione. Alessandra Poggiani sarà il direttore generale dell'agenzia digitale. Mentre, già così vi dico anche questo nome, oggi abbiamo anche nominato la direttrice dell'Agenzia per la coesione e lo sviluppo, quella che deve gestire in qualche modo i fondi europei, nella persona della dottoressa Maria Ludovica Agrò. Vado avanti sul tema delle riforme, per dire terzo settore, pubblica amministrazione, la cooperazione. Oggi abbiamo anche discusso, anche se poi formalmente per un'esigenza di tempi lo approveremo la prossima settimana, il rifinanziamento delle missioni, un'esigenza di tempi legati alla conversione del decreto in Parlamento, quindi preferiamo, avendo ancora un po' di giorni, approvarlo il più tardi possibile, ma nell'ambito della scadenza, perché dal 30 giugno poi ci sono 30 giorni, quindi entro il 30 luglio possiamo pubblicarlo in Gazzetta Ufficiale per consentire al processo di conversione in legge del decreto di non subire il problema dei 60 giorni legato alle ferie, quindi è una questione di tecnicalità. Il passaggio sull'ILVA che il Ministro Galletti e la Ministra Guidi presenteranno nei prossimi giorni, dicevo, e ho finito, è stato fatto un'analisi dettagliata, ho chiesto al Ministro Boschi di seguire personalmente il tema dei decreti attuativi, ce ne sono ancora 752 da disciplinare, da realizzare, di cui 286 risalgono al Governo Monti, 304 al governo Letta e 162 al nostro governo, dei quali il 60% è in scadenza. Quindi c'è anche un problema del nostro governo e in generale del modo di fare leggi. Bene, il Consiglio dei Ministri oggi ha condiviso un metodo per cui all'inizio di ogni Consiglio dei Ministri il Ministro per l'attuazione del programma individuerà nome e cognome dei Ministri con i singoli provvedimenti, così che questa sorta di pubblicità
e trasparenza totale, che è non soltanto sui siti ma nel nostro modo di procedere, aprirà i lavori del Consiglio dei Ministri. Questa è la nostra priorità. Inutile fare leggi se poi non si attuano o non si applicano. C'è stata anche una bella discussione accesa su questo punto, perché trovo allucinante che si continui con un sistema come quello, 286 decreti sul governo Monti, del governo Monti, 304 del governo Letta. Tutte le altre cose non gliele diciamo oggi, se no sono troppe e poi non dovete fare l'inserto speciale. Se ci sono delle domande specifiche rispondo volentieri, se no vi lasciamo a scrivere i pezzi. No, ero convinto che non ci fossero domande. Teme contraccolpi. Bene, prima domanda, poi Igor Sechin, il capo di Rosneft, appena stato aggiunto nel consiglio di Pirelli, è sulla lista di sanzioni. Cosa pensa lei di questa mossa di Pirelli e più in generale cosa pensa di l'efficacia delle sanzioni? Tre. Prego. Raffaella Bruno, TM News. Lei ha parlato di un passaggio sull'Ilva, quindi il decreto non è stato approvato. Decreto. È stato approvato. È stato approvato. Non nella forma che avevo visto anticipata sui giornali, ma adesso le dico. Okay. Decreto Ilva, poi... decreto Ilva, Pirelli, riforme in aula, prego. Franco Pietrantone, Agenzia Nuove Colonne. A proposito del decreto sulla pubblica amministrazione, oggi... Non è un decreto. Quello che è già stato approvato? Sì, che è stato approvato. Quello che, di 13 giugno? Sì, quello okay. Che sta svolgendo il suo iter alla Camera. Oggi sono state ascoltate associazioni, sindacati. In particolare i sindacati hanno detto che si tratta in realtà di una riforma punitiva nei confronti del personale della pubblica amministrazione e che non porta neanche a risparmio, diciamo, di bilancio. Quindi volevo sapere come rispondere. Quindi risponde ai sindacati, l'ultima, se c'è, se no finiamo. Prego. Silvia Gasparetto dell'ANSA. Presidente, i dati della produzione industriale di oggi sono di nuovo più negativi di quello che ci si aspettava. Vi preoccupa? Torna ogni tanto il refrain di manovra o non manovra i conti? Le ultime due, così evitiamo di fare un secondo giro. Veniamo, se siete d'accordo, faccio un giro secco. Ciao. Buonasera, sono Baccaro del Corriere della Sera. Volevo chiederle, quella norma che nel decreto di riforma della pubblica amministrazione rendeva immediatamente in qualche modo esecutivi i decreti, cioè facilitava l'applicazione di quei decreti, era già contenuta nel decreto, giusto? Era nel decreto della pubblica amministrazione questa norma. Ora, volevo capire come mai è saltata poi quella norma che accelerava l'iter. Grazie. Lei si riferisce alla norma che intestava al Presidente del Consiglio un potere sostitutivo rispetto ai ministri nell'attuazione dei decreti attuativi. Bene. L'ultima. Volevo chiederle, sappiamo tutti da quanto tempo questo Paese aspetta delle riforme e la riforma del sistema costituzionale, le lentezze sono percepite da tutti. Lei come si spiega? Lei ha cominciato insomma la sua ascesa in politica dicendo che bisognava velocizzare il sistema, rottamare. Come si spiega oggi appunto queste resistenze? Sono tutti interessi personali che vengono toccati? È una resistenza di questo Paese a muoversi? Perché è nell'interesse di tutti, tutto sommato, che l'Italia sia più efficiente. Allora, provo ad andare in ordine, se mi dimentico qualcosa, per non avendo una penna, se c'è una penna Filippo, perché non me le sono segnate tutte. Allora, provo a vedere i punti, sono le riforme, era la prima e l'ultima. La Pirelli, poi c'era la domanda sui decreti attuativi, sui sindacati, sui dati negativi, cos'è l'Istat di oggi? L'Istat. Dati dell'Istat. Mi sono dimenticato qualcosa? Basta direi. Quindi sì? No. Prego? E l'Ilva, certo, è il decreto Ilva. Allora, rapidissimo. Le riforme le terrei alla fine, la manovra non manovra, quindi il problema non si pone, ogni giorno c'è un dato, ovviamente mi stupisce, visto da questa parte del tavolo, non c'ero abituato, ogni giorno c'è comunque verso le 10-11 di mattina qualcuno che lancia un dato, che può essere un più
0,2 e a quel punto non fa notizia, o meno 0,7 o meno 1,5 o 1,8, a quel punto fa notizia. Io non sono alla caccia costante dei dati o degli indicatori. Per esempio, se vi dicessi: voi sapete quanto è diminuita l'occupazione nel mese di maggio? È aumentata di 54.000 unità, cioè ci sono 54.000 posti di lavoro in più, però è un dato che non passa, mentre le varie percentuali di previsione negative passano sempre. È un sistema tradizionale. Noi abbiamo un paese che sta tornando ad assumere. Questo non vuol dire che la situazione è oggi una situazione fuori dalla crisi, tutt'altro, però sembra impossibile, perché il dato vero dei 54.000 posti di lavoro in più è cancellato. Non so quanti di voi l'hanno visto passare, mentre i dati negativi immediatamente lasciano presagire tutto il male possibile. Io naturalmente guardo con la consueta, come si dice in questi casi, preoccupazione, attenzione, i fenomeni internazionali, la preoccupazione, anche qualche primo segnale di turbolenza dopo un po' di tempo sui mercati finanziari internazionali, ma siamo assolutamente certi del fatto che l'Italia, se fa le cose che deve fare, è nelle condizioni, lo ripeto, non di andar fuori dalla crisi, ma di essere il locomotore che porta l'Europa fuori dalla stagnazione. E la mia scommessa è su un'Italia che sia in grado di guidare l'Europa. Se l'Italia fa il pacchetto di riforme che il primo settembre saranno presentate, il pacchetto che verrà presentato il primo settembre in modo ufficiale a tutti voi, con tutte le slide del mondo, con tutte le possibili segnalazioni di questo mondo, credo che sia per me significativo e importante come dire, verificare i dati. Però se la domanda è: c'è la manovra? No. Così vado sul molto più semplice. I sindacati dicono che è una manovra punitiva per la pubblica amministrazione? No. Se dimezziamo il monte ore dei permessi sindacali, oggi è il giorno in cui abbiamo cancellato per la prima volta la figura tradizionale del Senato, dei senatori, non del Senato, dei senatori eletti con l'indennità, con il sistema del bicameralismo perfetto. Quindi noi stiamo attuando un percorso di riforme così significativo e radicale, figuratevi se abbiamo paura di dimezzare il monte ore dei permessi sindacali. Quindi la risposta è: nessuno vuole punire i sindacati nella pubblica amministrazione, se fanno il 50% in meno di permessi, nessuno in Italia soffrirà per questo. Ecco, e sono stato diplomatico, avrebbe detto anche l'Istat. Rispetto alla questione dei decreti attuativi, la prima ipotesi prevedeva un inserimento della norma, che è ora nel disegno di legge di riorganizzazione della pubblica amministrazione, nel decreto. Abbiamo convenuto nella iniziale discussione del decreto di non metterla subito in decreto. Forse si poteva mettere, si è deciso di non farlo, si è deciso, lo dico in sede di Consiglio dei Ministri, non c'è stato nessun tipo di intervento esterno. L'abbiamo rimessa nel disegno di legge perché nel decreto legge dovremmo mettere soltanto le misure che più ci paiono urgenti. In realtà effettivamente questa ha un suo grado di urgenza, ma ci riserviamo di valutare questo passaggio di task force che il Ministero dell'Attuazione del Programma ha iniziato a fare da oggi, cioè ha già iniziato a fare, diciamo, in modo interdisciplinare tra gli uffici. Adesso basta con le questioni tra uffici. Il Consiglio dei Ministri parte ogni volta con l'indicazione dei numeri sui decreti attuativi. Speriamo che questo abbia un elemento di campana d'allarme e va bene. Rispetto alla questione finale, non conosco la vicenda nel merito, credo però che la domanda fosse più ampia, perlomeno la seconda parte, su come io giudichi l'efficacia delle sanzioni. È evidente che ciascuno ha le proprie valutazioni. Il Consiglio europeo si è a lungo discusso se le sanzioni, in questo caso mi pare che sia la fase 2, se ho capito bene, delle sanzioni che sapete sono da fare, si parla delle sanzioni nei confronti della Russia a seguito delle vicende ucraine. Per chi non avesse seguito questo dibattito, in Consiglio europeo, e devo dire anche al G7, si è discusso di questo, del fatto che se le sanzioni siano realmente efficaci oppure no e in che forme. Ovviamente noi pensiamo che
le sanzioni abbiano una loro importanza e rilevanza. Dopodiché non conosco nel merito la vicenda che riguarda un'azienda privata e non sono nelle condizioni di risponderle rispetto alle libere scelte di un'azienda privata che evidentemente avrà fatto le proprie valutazioni. Non credo che possa esservi un intervento da parte nostra su questo. Naturalmente è interessante il tema perché, ad esempio, durante il G7 si discusse molto il fatto che vi fosse la presenza del presidente Putin il giorno dopo, durante l'incontro in Normandia, che era esattamente nei giorni seguenti al G7 di Bruxelles, e poi in realtà quell'occasione fu considerata da tutti utile perché il presidente Putin e il presidente Poroshenko ebbero modo di scambiare qualche opinione e il presidente Hollande e la cancelliera Merkel si sono poi incaricati di tenere aperto un canale di discussione nel quale peraltro sta lavorando anche il nostro paese. Ieri il ministro Mogherini ha incontrato al mattino il presidente Poroshenko e poi il presidente Putin, e quindi noi rimaniamo dell'idea che ogni sforzo per il dialogo vada fatto nelle forme che immaginate. Direi di aver risposto all'ILVA, la questione ILVA che è molto importante. Il decreto ILVA contiene la riorganizzazione dei tempi ambientali e la questione del prestito ponte. Questi sono i due punti sul decreto ILVA che poi il ministro Galletti e la ministra Guidi potranno illustrarvi domani. Non ci sono sdoppiamenti commissariali, come avevo letto a qualche parte e come era stato anche proposto. Io non credo che abbia un senso avere più di un commissario. Facciamo funzionare le cose che devono funzionare. Chiuderei sulle riforme, se siete d'accordo, che è sicuramente l'argomento del giorno. Io credo che noi stiamo dando un grande segnale di cambiamento al Paese, che non è soltanto sul fatto che si semplificano le regole del gioco per le regioni, anche o la procedura di organizzazione del procedimento legislativo, Camera, Senato, Senato, Camera, Camera, Senato, Senato, Camera, non è soltanto questo, è anche questo. Punto vero è che noi stiamo dicendo che l'Italia può cambiare e che anche alcuni tabù, come quello per esempio dell'abolizione del bicameralismo, possono essere vinti da una classe politica che ha coraggio. Se i politici hanno coraggio, sarà più facile per le imprese investire sul futuro, sarà più facile per la struttura pubblica credere nei progetti e non soltanto nella sabbia mobile della burocrazia. Sarà più facile per un cittadino andare a lavorare svegliandosi la mattina presto convinto che questo paese non sia irriformabile. Ecco il senso delle riforme. Dopodiché abbiamo un passaggio di riforme che è straordinario. Decreto lavoro, io sento ogni tanto, ma Renzi non è quello che doveva fare una riforma al mese. Legge elettorale approvata alla Camera in prima lettura, appena finiamo il Senato del titolo quinto torna al Senato. Cioè è al Senato, è già pronta a essere incardinata al Senato. Riforma del titolo quinto del Senato, del CNEL e delle province, fatto un provvedimento di ascolto della società civile e dei professori, fatto un testo di legge dal governo, portato alla discussione, adottato il testo base e adesso approvato dalla commissione e da lunedì è in aula. Decreto lavoro approvato, disegno di legge lavoro in discussione al Senato. Terzo settore, vedo qui Gigi Bobba che l'ha seguito, oggi approvato il disegno di legge da parte del governo. Processo civile telematico, partito, riforma della giustizia, aperta la discussione e il 1 settembre saranno approvati i disegni di legge e i decreti legge collegati. 1 settembre perché si sono 2 mesi di tempo di discussione. Delega fiscale, primo blocco, già approvato. Alcune cose come quella del 5 per 1000 oggi l'abbiamo inserita nel disegno di legge sulla pubblica amministrazione. Aiutatemi su quali altri temi ci eravamo impegnati da, cioè, non mi pare che stiamo facendo finta. C'è un percorso di cambiamento strutturale del paese ed è anche l'unico modo per corrispondere a quella straordinaria fiducia che è arrivata dai cittadini italiani con il 40,8%. Noi stiamo davvero cambiando l'Italia e semplificandola, rendendo la burocrazia meno opprimente, consentendo, vi ricordo il punto di partenza del disegno di legge Madia che domani Marianna sicuramente vi illustrerà,
il rovesciamento dei ruoli, non sono più io cittadino che vado a fare la fila in ufficio, ma è l'ufficio che o attraverso un'applicazione sul telefonino, o attraverso una procedura online, o anche semplicemente mandandosi a casa il certificato, ti dà certezza dei tempi in cui non devi più fare la coda. È un rovesciamento straordinario, è l'obiettivo di dimezzare i tempi, dimezzare le pendenze della giustizia civile, di portare da 900 giorni a 300 giorni il tempo del processo, del primo grado, di andare al pagamento immediato con l'obbligo di fatturazione online per le pubbliche amministrazioni, la fattura elettronica, che è operativo dall'8 di giugno. Cioè, le cose stanno andando avanti e noi stiamo facendo di tutto perché gli ingranaggi siano oliati. Io ve lo confesso, da qui al 31 agosto starò abbastanza chiuso nel palazzo, farò pochissime occasioni per uscire, perché l'obiettivo è quello di lavorare sulla macchina. Anche questa mattina, lunghe discussioni, le nomine che stiamo facendo, nei prossimi giorni sarà ufficializzata la squadra che mi seguirà a Palazzo Chigi. Nei primi 4 mesi io non ho nominato neanche il capo segreteria mio, e l'ho fatto perché pensavo e penso che dovesse essere dato con grande enfasi l'impeto ad andare avanti sulle riforme. Avete visto, l'ufficio stampa di Palazzo Chigi è ancora sostanzialmente affidato a San Sebastiano, diciamo. È un lavoro che stiamo facendo perché siamo convinti che l'Italia abbia bisogno della spinta immediata. Da qui al 31 agosto tutto questo andrà dentro il pacchetto dei 1000 giorni, però permettetemi di dire che no, non ho paura del voto nell'Aula, perché se al Senato ci sarà chi tenterà di frenare, comprensibilmente, magari c'è qualcuno che vuole frenare perché qualcuno sorride, ma perché magari non ricorda anche il recente passato, no? Quando vedo alcune posizioni contro la riforma del Senato a titolo quinto da chi in passato ha svolto considerazioni identiche a quelle che stiamo facendo noi oggi, che però adesso è diventato contrario e non si capisce bene perché. Noi stiamo andando a un modello del Senato che è sul modello del Bundesrat, dove non c'è un Senato eletto in primo grado, elezione di secondo livello, esattamente come quello che presentiamo noi. Però tutta la discussione è sul Senato elettivo o no, sapendo che il nostro è comunque un Senato elettivo ancorché di secondo livello. Ma vi rendete conto che stiamo cambiando il titolo quinto, che l'energia torna a essere in capo allo Stato, che le grandi infrastrutture tornano in capo allo Stato, che la promozione turistica torna in capo allo Stato? Stiamo facendo una rivoluzione che è la rivoluzione del buon senso. Ci sono 300 parlamentari in meno rispetto a quelli che erano prima, perché i senatori avranno una funzione, un ruolo diverso rispetto a quello di prima. Ci sono meno persone che vivranno di politica, è un grandissimo segnale per la nostra gente. La politica sta dimostrando di essere capace di riformare se stessa, e per questo ha il coraggio di dire e la forza di dire: cari dirigenti, mettete un tetto alle vostre spese. Questo mettiamo online anche questo tema del del 5 per 1000 del terzo settore. Guardate che è importantissimo. Io te li do i soldi, te lo stabilizzo per legge, ma tu mi dici dove li metti. Tu, croce, mettete voi il colore del comune di Vatte la Pesca Terme, mi devi dire, se vuoi 5 per 1000, dove metti i soldi. È un procedimento di trasparenza per l'associazionismo straordinario. È dire ai giovani che vogliono fare servizio civile: fatelo, perché voi credete in un concetto bello di patria, che non è un concetto in negativo, è un concetto di patriottismo dolce, bello, affascinante. Stiamo cambiando l'Italia. In Senato ci andranno contro? Io non credo. Vi segnalo anche, questo lasciatemelo dire, che c'è un costante tentativo di guardare le cose che non vanno. Io ho visto stamattina, mentre cercavo di fare ginnastica, con scarsi risultati direste voi, alcune trasmissioni del mattino, i 2 giorni che le vedo, è sempre un continuo riferimento alle cose che non vanno. È legittimo, voglio dire, mai mi permetterei di... È incredibile, soltanto da noi non c'è la consapevolezza di quello che si è fatto in questi 4 mesi, che poi magari può essere discutibile, però si riconosca che l'Italia sta cambiando. Smettiamo di parlare tutti soltanto male dell'Italia. Poi uno dirà: io non sono d'accordo, sono d'accordo, penso che si potesse fare meglio, tutto legittimo questo,
ma c'è lo spazio per tornare a crederci, e la gente a casa vuole questo da noi, vuole una speranza, e io ho la responsabilità, quando la sera vado a letto e la mattina mi sveglio, di pensare al fatto che se noi corrispondiamo a questa speranza, l'Italia torna a crescere. Se noi continuiamo soltanto a alimentare scetticismo, stanchezza, rabbia, noia, delusione, noi saremo i primi a tradire la fiducia che ci è stata data. Siccome io questo tradimento non lo voglio fare, io voglio assolutamente che l'Italia torni a crescere e in qualche modo a sperare, vi dico che non ho preoccupazione per il voto, anzi segnalo che tutte le previsioni, volevo dire dei gufi, ma non lo dirò, che dicevano, quindi non dirò le previsioni dei gufi, come si chiama la negazione di ciò che si afferma, la litote, credo che sia la figura retorica, non lo so, adesso vedremo qual è la figura retorica, ne parleremo con Sensi adesso, che mi redarguirà a dovere. Dicevo, le previsioni di chi diceva il testo, allora, le riforme non si faranno mai, e si sono beccati nell'ordine decreto legge lavoro, disegno di legge lavoro, la legge elettorale approvata in prima lettura, la riforma costituzionale realizzata, discussa, approfondita con i professori. Tra l'altro c'è un consenso che è del 98% sulle questioni della riforma costituzionale. Cioè io vedo sempre titoli fronda, dissenso, crisi, ma guardate che siamo d'accordo tutti sul 98%. Anche la lettera dei 5 Stelle, che la settimana prossima io vorrei incontrare, se saranno contenti di incontrarci, dice che sulla stragrande maggioranza dei punti siamo d'accordo. Quindi questo clamoroso progetto autoritario e devastante del governo Renzi è un progetto sul quale sul 98% dei punti siamo d'accordo. Poi c'è qualcuno che dice che i consiglieri regionali che fanno i senatori devono essere eletti in un modo piuttosto che in un altro. C'è qualcuno che dice che le regioni dovrebbero avere una cosa in più o una cosa in meno. C'è qualcuno che dice che il CNEL va salvato. No, il CNEL che va salvato non lo dice nessuno. Ma di che parliamo? Rimettiamo in moto la speranza e vedrete che l'Italia vincerà anche rispetto alle previsioni negative che sono state spesso, che sono oggetto di una parte dei nostri amici politici e anche di qualche giornalista, per non parlare poi dei politici che fanno i giornalisti o più probabilmente dei giornalisti che fanno i politici, che è una doppia vitaccia che non suggerisco a nessuno. Buon lavoro e in bocca al lupo a tutti. Un altro. Era alla fine, era venuto bene, fa tutto un finale sulla speranza, la media era entusiasta. Alessandro Di Matteo e Tiamelius. Bonini era d'accordo, aveva... Bobba addirittura ti ha messo a telefonare per fare un lancio, prego. Aveva iniziato una frase prima dicendo se al Senato qualcuno frenerà, e poi non l'ha chiusa, per cui c'era rimasta questa curiosità di capire cosa succede se qualcuno frenerà. Ma era la domanda di Bonini, quindi la domanda l'ha fatta Bonini, può rispondere Bonini. Prego. No, tanto si va qui, ci sono i giornali, ragazzi, la carta stampata. Volevo sapere, abbiate rispetto per i vostri colleghi della carta stampata. Se era fiducioso sulla possibilità che ci possa essere un accordo su Alitalia con i sindacati entro domani. La vicenda Alitalia è una vicenda molto seria. Una vicenda che segna il fallimento di un pezzo di classe dirigente. Perché Alitalia era in condizioni simili a Ferrovie 15 anni fa. Oggi Ferrovie sono una grande realtà, Alitalia nelle condizioni in cui è. È arrivata una proposta molto buona di Etihad, è una proposta che consente alla nostra compagnia di bandiera di avere non soltanto un grande passato ma anche un grande futuro. Nel rispetto dei ruoli, perché non tocca a me decidere, essendo trattandosi di un'azienda privata, io credo che sia una bella realtà per il futuro del paese. È chiaro che occorrerà che tutti facciano dei sacrifici. L'alternativa però non è tra X esuberi o Y esuberi. Oggi l'alternativa è tra X o Y esuberi, lo vedremo durante la trattativa, e la chiusura. Questo deve essere chiaro. Non si può aver paura di dire le cose come stanno. Se le aziende non ce la fanno più e falliscono, la gente va a casa. In tutto il mondo i sindacati si preoccupano di fare una battaglia perché
il maggior numero di persone possibili mantenga il proprio posto di lavoro, e io credo che nel giro di qualche anno torneremo ai livelli occupazionali che aveva l'Italia, perché lo spazio di crescita di Etihad e Alitalia è enorme. Però ora è il momento di stringere i denti. Non sono bravo a fare le previsioni, non so cosa faranno i sindacati. So che di fronte a una situazione come questa ci vuole senso di responsabilità, perché il rischio non è che anziché 10 ne mandano a casa 15, il rischio è che chiuda l'azienda con il pacchetto di debiti che rimane in capo ai soggetti che compongono il capitale azionario e con migliaia di persone che rimangono a casa. Invito tutti alla saggezza.